Il Cesena sorride, la Fiorentina tace, ma il silenzio non sempre è d'oro. Lo stadio è ancora quello di Perugia perché al campo di Marte Fiorentino tutto è terribilmente indietro per la cosiddetta agibilità. E così i tifosi, sempre in trasferta, salvo qualche corretto, hanno fatto tregua per un giorno. Silenzio stampa ancora. Proviamo con Lippi, allora un toscano potrà dire qualcosa oltre che elogiare il suo Cesena, chi lo sa? Chi si aspettava oggi una partita diversa sul piano spettacolare credo che abbia sbagliato stadio, non era certo questo lo stadio per trovare dello spettacolo. Qua ci si gioca un intero campionato in partite di questo tipo, però io sotto questo profilo devo fare un grosso elogio alla mia squadra. Non dimentichiamoci che adesso non ricordo il minuto preciso, ma abbiamo giocato in 10 uomini, mi pare per 35 minuti o roba del genere. Sì. Ma questa Fiorentina da un punto di vista dell'attesa, meglio che abbia deluso, no? Ma guardi, io faccio un discorso egoisticamente parlando. Sono contento che la Fiorentina non abbia fatto una partita eccezionale, però questo posso anche dire che possa essere anche dipeso da una discreta prestazione, da una buona prestazione del Cesena. E va bene, gioco poco o niente, e tutto ad una porta, quella del Cesena, per 45 minuti infatti, Lannucci quasi disoccupato. Per la cronaca, l'unico intervento del portiere Viola sul tiro cross di Domini al 36esimo. Quindi, al di là del dominio territoriale, i brividi sono stati pochi e non tutti degni di menzione. I bianconeri di Romagna stanno al pezzo nel modo giusto, umiltà e determinazione. Secondo tempo, parte la squadra Viola con maggior cipiglio, anche se le viene ammonito Baggio, ridotto a questuare falli. In area di rigore, qui si busca l'ammonizione per simulazione e dal campo la cosa ci è sembrata eccessiva. Però il Cesena rischia di fare gol in contropiede, appunto. Lannucci è bravo, Pierdeoni no, si fa beccare sulla doppia ammonizione e Cesena in 10. Ma nessuno se ne accorgerà, anzi, il Cesena reclama su questo scontro mano a piede di Lannucci del Bianco qualcosa di più del lasciate correre di Fabbricatore. Del Bianco, la verità. Ma vediamo stasera. No, vediamo la Moviola, no, uno lo sa. Lo sa, candidamento vuol dire. Rigore. Prima di finire, Lannucci si salva da Agostini. E poi tocca a Rossi sfoderare un paio di parate, salva partita, la prima su Baggio. Il resto è noia. Cesena-Fiorentina, pareggio all'andata, pareggio al ritorno, 23 punti da dividere in classifica, ma la Fiorentina domini. Come la vedi? Sono sempre stato onesto nei miei giudizi, quindi cerco di essere onesto anche adesso. Secondo me Fiorentina è inguaiata male, secondo me, perché sicuramente l'ambiente che si è creato intorno a questa squadra non la aiuta di certo a uscire da questa piccola crisi. E se non cambieranno un po' le cose, penso che anche se c'è dei giocatori di classe, quando si lotta per non retrocedere, è tutta un'altra musica.